Bentornati o benvenuti a Next Code Generation. Oggi parleremo di computer vision e robotica, un robottino, dopo ve lo faremo vedere meglio, con Mattia Rizzini, un nostro collega di CSMT. Che cos'è Next Code Generation? Per chi ancora non lo conoscesse, è un'iniziativa che è stata avviata circa un anno fa, anzi, questo mese compiamo un anno, da CSMT e da alcuni dei suoi partner. È un'iniziativa che mira a portare conoscenze in ambito sviluppo software e tecnologia in questa community al fine di divulgare un po' quelle che sono le nostre passioni, i nostri interessi e comunque quello su cui lavoriamo tutti i giorni. I partner di CSMT che collaborano su questa iniziativa sono l'Università degli Studi di Brescia, Antares Vision, Codice Plastico, Forsoli, Jexel, PQ Quadro e Trini Informatica. Quelli che vedete sotto sono i nostri indirizzi, c'è il sito internet nextcodegeneration.it, dove potete rimanere aggiornati sui nostri eventi, trovare tutti gli episodi precedenti. Sulla pagina di Instagram CSMT Polo Tecnologico potete seguire altre informazioni relative al CSMT e agli eventi che facciamo, e poi sul canale YouTube CSMT Gestione ci sono tutte ovviamente le puntate precedenti. Per chi ancora non la conoscesse, abbiamo iniziato a gennaio una challenge di programmazione che ad ogni mese, ad ogni incontro di Next Code proponiamo una nuova sfida dove si può partecipare singolarmente o a squadre. È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione, c'è una classifica che manteniamo aggiornata e i punteggi sono assegnati 5 punti per la migliore soluzione, 3 punti per il secondo e il terzo posto e un punto per qualsiasi soluzione corretta. Ricordiamo che la valutazione si basa su correttezza del risultato, efficienza dell'algoritmo, stile di programmazione, originalità della soluzione e la presenza di commenti. Questa è stata l'ultima challenge che abbiamo proposto ed è stata una challenge abbastanza cattiva, al punto che questo mese non c'è stato nessun vincitore. Quindi abbiamo deciso di mantenere la challenge aperta, daremo la soluzione al prossimo mese. C'è stato uno di voi che si è avvicinato molto alla soluzione, nel senso che l'algoritmo probabilmente era corretto, però avendo scelto una soluzione brute force, ci servivano troppi giorni per testare la soluzione e anche, diciamo, il partecipante stesso non è riuscito ad arrivare alla soluzione corretta, ma supponeva che l'algoritmo fosse, diciamo, nella direzione giusta. Lasciamo quindi ancora un po' di tempo per provare a risolvere la sfida, e comunque la sfida la trovate sul nostro sito nextcodegeneration.it e potete andare a recuperarla. Proponiamo quindi l'ultima sfida. Allora, la classifica ovviamente non è stata aggiornata perché non si è fatto niente, perché nessuno ha ottenuto punti. Proponiamo quindi l'ultima sfida per questa stagione di Next Code, quindi che si chiuderà ovviamente a dicembre con l'ultimo incontro. E la sfida è la seguente: bisogna considerare la sequenza infinita di cifre 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 che si ripetono all'infinito. Incredibilmente, questa sequenza può essere divisa in una sequenza di interi, tale che, dato l'indice n, la somma delle cifre che compongono l'intero n è pari ad n. Definiamo v di n l'ennesimo valore della sequenza. Ad esempio, per 1, 2, 3, 4, 32, 123, 43, insomma la sequenza che vedete, v di 5 uguale a 32, che è dato da 3 più 2 uguale a 5, v di 6 uguale a 123, che è dato da 1 più 2 più 3 uguale a 6, eccetera. Definiamo S di n uguale V di 1 più V di 2 più, punti di sospensione, V di n. Per esempio, S di 11 uguale 36.120 e S di 1000, mod 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 1, è uguale al numero che vedete. Anche questa sfida è un po', diciamo, impegnativa, però d'altronde siamo alla fine della stagione, quindi ci aspettiamo da voi uno sforzo ulteriore. Bisogna calcolare S di 10 alla 14 modulo il numero che vedete e vi lasciamo divertire. Ovviamente, come si partecipa a questa sfida? Con la stessa modalità di sempre: bisogna inviare una mail a challenge@nextcodegeneration.it
La scadenza è domenica 6 dicembre 2020 e la mail deve essere formattata nel seguente modo. Come sempre, tutto questo verrà scritto sul sito e mandato anche per email ai partecipanti, in modo tale che se volete risolvere la sfida avete tutte le informazioni. Prima di lasciare la parola a Mattia, che è già pronto, vi ricordiamo, se volete aggiungere in rubrica il numero 371-168-8930, inviare un messaggio su WhatsApp con scritto Nextcode on, riceverete tutte le news relative a Nextcode. Un'ultimissima informazione dell'ultimo minuto, siamo diventati partner di CodeMotion, chi non la conoscesse cerchi pure su Google CodeMotion, e grazie alla nostra collaborazione abbiamo un accesso gratuito, uno sconto per tutti i nostri partecipanti alla loro conferenza che si terrà a fine mese, quindi 24, 25 e 26 novembre, la conferenza ovviamente online, accedendo al link che dopo vi abbiamo già messo in chat, anzi vi sta per mettere in chat, avete un link su Eventbrite dove potete registrarvi, con quel link lì al posto di pagare 70 euro pagherete zero, quindi è una partnership che ci dà una grossa mano, perché sono molto molto interessanti le loro conferenze e approfondiranno quattro tematiche, ovvero backend e cloud, sviluppo frontend, AI machine learning e team and tech career, quindi sono tutte tematiche che un po' abbiamo trattato anche noi, quindi sicuramente per la nostra community sono molto interessanti. Ok, lascio la parola quindi a Mattia e cedo il posto perché è tutto predisposto anche per la demo e buon divertimento. Ciao a tutti. Cambio presentazione. Tanto mi presento, sono Mattia Rizzini, sono collega di Marco, lavoro per il polo CSMT nell'area ricerca applicata. Allora, stasera parliamo di visione, come immagino vi aspettavate, visto che il titolo è relativo alla visione. E in particolare le applicazioni che può avere la visione nell'ambito del... o quello che volete in realtà, però mi interessava trasmettere il messaggio che, per quanto tante applicazioni possano sembrare molto complicate, molto avanzate e talvolta inarrivabili in... Come soluzioni fatte in casa, in realtà quello che serve per partire è veramente veramente semplice, di conseguenza vi invito poi a smanettare un po' come piace fare a noi. Iniziamo. Allora, come vi ho appena detto, la motivazione di questo talk è che nel mondo odierno ormai le telecamere sono praticamente ovunque. Le applicazioni di visione crescono a dismisura, pensiamo anche se non dico tanto alla guida automatica, che sono cose effettivamente un po' complicate e avanzate, ma anche semplicemente al riconoscimento facciale sui citofoni, allo sblocco tramite volto del telefono. Sono veramente applicazioni che si trovano, che sono utilizzate quotidianamente da tutti, sono alla portata di tutti e alle quali ormai siamo abituati tanto da fornire forse anche un po' troppa confidenza alla cosa. Quindi telecamere ovunque, e nel frattempo fidatevi di me, poi vi spiego nel dettaglio. Comunque la tecnologia e l'hardware fisico necessario a implementare soluzioni do it yourself basate sulla visione per fare un qualcosa è veramente sceso a prezzi ridicoli rispetto soprattutto a qualche decennio fa, in cui queste cose richiedevano comunque investimenti importanti sia di tempo che di denaro. Non fatevi comunque ingannare, perché nonostante sia molto semplice avere accesso e mettere in piedi un sistema di visione, è comunque importante avere almeno un minimo di background tecnico sul loro funzionamento, perché finché tutto funziona siamo tutti felici. Quando le cose smettono di funzionare, il PC fa una brutta fine, purtroppo, anche se non è colpa sua. Quindi iniziamo con un piccolo background sul discorso della visione. Quando parliamo di visione oggi parliamo fondamentalmente di machine learning. Voi sapete, non so se lo sapete, comunque sicuramente avete sentito questa parola perché ormai è stra-abusata. Troppo forte, scusate. Questa parola è molto abusata in tutti i campi commerciali, e al momento anche le patatine fanno machine learning per essere salate al punto giusto.
In realtà i campi in cui veramente è applicato il machine learning non sono così tanti, però diciamo che può essere utile anche una minima spiegazione di che cos'è effettivamente e quando può essere applicato rispetto a no. Ok, come ho detto, è una parola molto abusata. Deep learning poi sembra ancora più figo, in realtà fondamentalmente è la stessa cosa, anche se è declinato in un modo tecnico leggermente diverso. Quindi, che cos'è il machine learning? Il machine learning è una branca dell'intelligenza artificiale, perché anche qui c'è molta confusione, nel senso che ad oggi sembra che l'intelligenza artificiale sia machine learning. Nella testa di molte persone l'intelligenza artificiale è un qualsiasi cosa di automatizzato tramite computer, in realtà non è così. In particolare il machine learning è una branca dell'intelligenza artificiale in cui gli algoritmi non sono algoritmi sviluppati come diciamo in modo standard, cioè con delle regole prefissate, anche in grado di adattarsi alle situazioni, ma comunque con regole che sono manualmente scritte dal programmatore, ma sono algoritmi che vengono impostati nella struttura generale. E poi tramite un certo procedimento vengono addestrati a comportarsi nel modo corretto. Nella visione artificiale, quindi quando parliamo di visione, tipicamente parliamo di andare a riconoscere oggetti all'interno di immagini, tipicamente in movimento, anche se comunque è interessante anche l'applicazione ad immagini invece statiche, quindi acquisite precedentemente e poi processate. Stiamo parlando di algoritmi di machine learning che fanno classificazione, quindi sono classificatori. E i classificatori sono, non tutti, però per la maggior parte, almeno per l'applicazione più complicata, le reti neurali. Che cos'è una rete neurale? E qui, siccome sto parlando troppo, lascio la parola al buon Randall Munroe, che spero tutti conosciate, che vi spiega come è fatta una rete neurale. La rete neurale è fondamentalmente una grossa pila di matematica, più o meno lineare, in cui si buttano dati e che dà un risultato. Quello che fa realmente non si sa, perché per come è costruita, alla fine non è possibile andare a rianalizzare all'indietro l'esatto percorso che i dati hanno percorso, scusate il gioco di parole, per portare al risultato finale. Però sappiamo come sono costruite. E lasciando da parte la vignetta, che comunque è molto bella, se non siete sottoscritti a Xkcd fatelo, perché fa parte dei requisiti per vivere. Una rete neurale fondamentalmente è fatta così. Tanto per cominciare, è composta da neuroni, che non sono i neuroni del nostro cervello perché sarebbe non etico, ma sono degli elementi di algebra fondamentalmente, i quali hanno ognuno un input, un n input in realtà. Vabbè, vediamo se riesco a spiegarlo un po' meglio. Una rete neurale è composta da neuroni, fin qua ci siamo. La rete più basilare è composta da un livello di neuroni di input, che qua nell'immagine vedete come gialli, e un livello di neuroni di output, che qua vedete come rossi. Quello che la rete neurale fa è prendere ognuno degli input forniti ai neuroni gialli, quindi un dato per neurone di input, combinarli tramite somma pesata. Quindi, ad esempio, immaginatevi che le stanghette che collegano i pallini gialli al pallino rosso abbiano dei numeri associati, ad esempio 1 e 2. Se io nel primo neurone, quindi nel primo pallino giallo, do in input un valore 1, questo viene pesato con il peso 1. Va bene, la somma pesata sapete come è fatto, dai. È più difficile da spiegare che da capire. Il concetto è che tutti i valori forniti a livello di input vengono sommati moltiplicandoli per i pesi sui collegamenti che li collegano al neurone del livello successivo. Quindi, se ad esempio io fornisco in input al primo neurone di input 1, al secondo neurone di input 1 e sui due collegamenti i pesi sono 1 e 2, viene moltiplicato l'1 fornito al primo neurone per il peso 1, l'1 fornito al secondo neurone per il peso 2. I due vengono sommati e il di output avrà come output 3. Questo sembra molto banale, anche se ho fatto molta fatica a spiegarlo perché sono inghiottito io. In realtà, combinando questa struttura in modo più o meno esteso, è possibile andare a modellare delle funzioni di separazione. Le funzioni di separazione sono quelle che ci permettono di andare a effettuare effettivamente la classificazione. Immaginatevi banalmente un classificatore di immagini che voglia riconoscere un oggetto bianco da un oggetto nero. Banalizzando all'estremo, di fatto quello che vogliamo andare a fare
avere, facciamo, sì, facciamo proprio banale, prendiamo un'immagine di 10 pixel per 10 pixel, facciamo finta che ognuno dei pixel dell'immagine venga fornito in input alla rete neurale come una feature, una caratteristica dell'immagine. Ognuno di quello che la rete neurale andrà a fare è combinare in qualche modo le informazioni che sono fornite, che sono ricavate da tutti i pixel, per andare a dire in output: ok, questi sono tutti zeri, lo zero corrisponde al nero, quindi è un'immagine nera. Ok, sono tutti uno, quindi è un'immagine bianca. Versioni intermedie, poi in base a come è stata addestrata la rete, andranno a fornire una o l'altra informazione in base al livello di luminosità dell'immagine. Quindi quello che fa la rete neurale è costruire una funzione che dice, in base a quali sono i valori in input, do uno o l'altro risultato, immagine chiara o immagine scura. Una rete fatta così, come nell'immagine a sinistra, quindi solo con neuroni in input e neuroni di output, senza livelli intermedi, è già in grado di modellare una qualsiasi funzione di separazione lineare. Quindi, ad esempio, in questo caso, se devo riconoscere pixel che tendono più verso lo 0 o pixel da pixel che tendono più verso l'1, già una rete così è in grado di farlo. Una rete come quella di destra, che è una rete con un livello nascosto, composto dai neuroni verdi, no, scusate, e che è chiamata completamente connessa perché tutti i neuroni di un livello sono connessi a tutti i neuroni del livello successivo, è in grado di modellare una qualsiasi funzione che sia separabile in modo, che sia separabile in modo continuo. Quindi, a prescindere dalla complessità della funzione, una rete di questo tipo è già in grado di andarla a rappresentare. Ha già quindi una grossa potenza di calcolo e ha una grande capacità di andare a effettuare classificazioni anche complesse. Una rete con due livelli nascosti, quindi oltre a quelli che già vedete nell'immagine, un altro livello di neuroni verdi, è in grado di modellare qualsiasi funzione di separazione. Quindi di fatto, e questo è stato provato, adesso non mi ricordo da chi, però è scientificamente provato ed è accurato. Quindi di fatto una rete non di deep learning, perché quando si parla di deep learning si parla di molti più livelli nascosti, è già in grado di andare a effettuare qualsiasi task anche di computer vision. Il problema è che poi questa cosa richiede che le reti, ovviamente qua vedete livelli con due neuroni, la realtà non sarebbe mai così, ma avremmo probabilmente livelli con qualche centinaio, migliaio di neuroni, per cui la cosa diventa un po' complicata da addestrare, perché l'addestramento, non ve l'ho ancora detto, scusate, consiste fondamentalmente nel prendere un certo insieme di immagini, di esempio, etichettate, nell'esempio che facevo prima, facciamo finta 1000 immagini chiare e 1000 immagini scure, tramite un algoritmo che si chiama backpropagation, dà l'impasto alla rete neurale, la quale va ad auto a prendere i pesi che sono sui collegamenti in modo da costruire appunto questa funzione di separazione che porta poi alla classificazione. Dicevo, due livelli nascosti sarebbero sufficienti a modellare qualsiasi tipo di funzione di separazione, nella pratica sono davvero sufficienti, ma richiederebbero livelli nascosti troppo grandi per essere appresi in tempi ragionevoli. Per questo esistono tanti altri tipi di reti neurali che sbucano fuori più o meno come funghi, non solo in autunno però, e quindi esistono tanti altri tipi, per cui si va a parlare anche di deep learning. In particolare nell'ambito della visione, quelle che sono normalmente utilizzate sono le reti convoluzionali cosiddette, che sono composte oltre che da livelli completamente connessi di neuroni, diciamo, tradizionali come quelli verdi, da neuroni cosiddetti, più che neuroni, vabbè, livelli convoluzionali, i quali non sono completamente connessi, come vedete, ai livelli precedenti, e hanno lo scopo di ridurre la complessità dell'addestramento e il piacevole effetto di andare a fare fondamentalmente una estrazione automatica delle aree più importanti all'interno di un'immagine. Non sto qua a spiegarvi i dettagli perché sennò ci passiamo tutta l'ora. Andiamo avanti. Questo ve l'ho già detto, fondamentalmente l'addestramento viene per similarità, si prende un grosso insieme di immagini già classificate, le si dà in pasto all'algoritmo di backpropagation che fa l'addestramento e va a calcolare tutti i pesi per l'intera rete neurale. È bella la teoria,
finora non ho ancora parlato di pratica. La pratica è più semplice, perché in realtà a voi, cioè sì, sicuramente deve interessarvi, cioè deve, Dio, vabbè, vi può interessare fino a un certo punto la base matematica dietro tutte queste belle cose, però l'utilizzo in realtà è molto più semplice e la teoria richiesta per l'utilizzo è veramente, veramente minimale. Esistono oggi un grande numero di framework, sempre in crescita, sempre in espansione, sempre in concorrenza tra di loro, che consentono di andare a implementare reti neurali e utilizzarle nel modo più semplice possibile, alcune addirittura senza nemmeno scrivere codice. In particolare, sì, vedete il cuoricino perché avete messo tanto Python, spero che tutti lo piace tanto Python, perché Python è bellissimo. Mi piace tantissimo anche C++, però se devo fare delle cose divertenti preferisco Python. In particolare questi sono alcuni, quasi tutti i framework più famosi. Scikit-learn è un framework basato su Python e sviluppato interamente dalla community. TensorFlow è al momento il re dei framework per machine learning, sviluppato da Google. Keras, che sarebbe la cappa rossa, è nata come interfaccia di alto livello di TensorFlow e poi è stata inglobata in TensorFlow come interfaccia standard, perché obiettivamente rende le cose molto più semplici. ML.NET di Microsoft è ancora in stadio abbastanza preliminare, però è uno di quelli di cui vi parlavo prima, che ha come obiettivo proprio il fatto di eliminare completamente, quasi completamente, il codice dal punto di vista dell'utente, nel senso che se voi avete una sottoscrizione Azure, potete andare sul sito e c'è una funzione che si chiama AutoML che vi consente di caricare le immagini, in automatico fa tutte le sue valutazioni per determinare il modello migliore, va a destra e vi spara fuori delle classi e vi dice chiama questo metodo e funziona. Va bene fino a un certo punto, nel senso che comunque, tornando al discorso di prima, finché tutto funziona va bene, quando non funziona poi vi arrabbiate, giustamente. MXNet è un framework di Apache e l'ultimo, che penso sia una P comunque, è PyTorch, che è il framework di Facebook. Anche questo è molto in crescita e tra l'altro ha recentemente inglobato Caffè, che è un altro framework che non vi ho citato proprio perché ormai è in via di dismissione. E vi direte ok, quindi ci sono tanti framework, c'è la possibilità di tirare insieme molto facilmente un modello, però se ad esempio voglio identificare un cane, come faccio? Devo fare 1000 foto al mio cane? No, fortunatamente internet, il santo internet, rende molto facile trovare anche degli enormi dataset di immagini per andare a fare l'addestramento di questi modelli. In particolare qui vengono citate alcune per classificazione generale e per classificazione delle facce. Ve le ho citate semplicemente perché stiamo parlando di visione. Sappiate che se voleste fare ad esempio riconoscimento di parole, speech to text o altre cose del genere, ci sono anche dei dataset in questi ambiti. In particolare il dataset ImageNet, che come vedete è gargantuesco, per usare una parola poco usata, è uno dei più importanti, è in continua crescita. Non tutte le immagini hanno lo stesso contenuto informativo, nel senso che sono tutte classificate, alcune hanno addirittura delle annotazioni per segnalare i bounding box, ovvero i quadri in cui sono contenuti gli oggetti classificati all'interno dell'immagine. E poi è molto interessante che i curatori di questo dataset organizzano ogni anno una competizione a cui partecipano fondamentalmente tutti i gruppi di ricerca nel mondo che si occupano di classificazione, riconoscimento e rilevazione oggetti, e questo è un grande motore di avanzamenti nel campo della visione, tanto che si fa fatica a star dietro agli avanzamenti. Ok, ci sono i framework, ci sono i dataset, ovviamente c'è anche la fregatura, perché l'addestramento per quanto addestrare una rete neurale convoluzionale sia più semplice rispetto a una rete completamente connessa, l'addestramento è comunque molto 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 complicato ed è sicuramente non alla portata dei nostri PC. Vi garantisco che si finisce presto come Escobar. Ok, fortunatamente non siete tenuti ad addestrarlo voi, perché ci sono framework, ci sono dataset, e come vi ho detto prima ci sono anche tanti modelli che sono già provati e testati e sono anche disponibili su internet, perché
ai ricercatori non interessa vendere i modelli, interessa solo pubblicare, quindi poi il codice tipicamente lo trovate su GitHub. E grazie al continuo effort da parte di chi sviluppa i framework è addirittura possibile con poche righe di codice, torno a Python perché Python è Python, ad esempio in Python, importare semplicemente un modulo che implementa il modello e usarlo immediatamente senza dover passare dietro nessun addestramento. Se voleste comunque andare a personalizzare un modello preesistente, ad esempio, non so, voglio fare un riconoscimento volti, ma voglio in particolare riconoscere il volto di mia suocera, così si chiude e cancello. Vi garantisco che è una grande applicazione. Esiste una tecnica chiamata Transfer Learning, di cui tra l'altro abbiamo passato in precedenza quest'anno in Xcode Generation, che consente di fondamentalmente andare a sbloccare i pesi addestrati in alcuni negli ultimi livelli di un certo modello preaddestrato e riaddestrarli su un dataset proprio. Per cui basta anche un numero molto minore di immagini per andare ad ottenere un modello funzionale. Questo può comunque richiedere dei giorni di tempo, ma comunque meglio che niente. E tornando a Randall Munroe, nel frattempo si può carteggiare allegramente. Quindi faccio una breve overview dei modelli che sono al momento in voga. In particolare queste tre architetture, perché poi spinti anche dal desiderio di vincere la competizione di cui vi parlavo prima, i creatori di queste architetture ogni anno producono raffinamenti, quindi ad esempio adesso Inception penso che sia la versione 4 e immagino che uscirà anche una versione 5 e, vabbè, queste, per cui sì, vi parlo di architetture più che di modelli specifici, perché appunto per ogni architettura poi ci sono affinamenti successivi che portano nuovi modelli, i quali comunque sono prontamente integrati in tutti i framework che vi ho mostrato prima e che potete scaricare e utilizzare. Questi tre modelli sono, diciamo, classici, anche se, vabbè, sapete che è classico in ambito informatico, vuol dire due o tre anni, e sono in particolare algoritmi per effettuare il riconoscimento di oggetti all'interno dell'immagine, che è una cosa diversa è una cosa diversa rispetto al rilevamento, nel senso che quando si parla di riconoscimento, faccio fatica, in inglese object classification e object detection. Quando si parla di classification si parla di prendere un'immagine e dire ok, questa immagine rappresenta un cane, anche se nell'immagine ci sono altre cose. Quando si parla di detection si parla di prendere un'immagine e dire ok, in questa immagine al pixel 10-20 c'è un cane, al pixel 30-40 c'è una papera, eccetera, eccetera. Questi tre modelli, Inception, ResNet e MobileNet, sono tre modelli, sono tutti e tre retinali convoluzionali che utilizzano diversi affinamenti per migliorare le prestazioni, semplificare l'addestramento, e in particolare MobileNet è pensato per essere eseguito su dispositivi di Edge, quindi con basse capacità di elaborazione ed è quindi in generale più semplice. Mi sono perso. Sì, ok, sono algoritmi di object classification, quindi sono comunque stati, cioè quando voi li importate in TensorFlow, li utilizzate in realtà come parte di modelli successivi che vanno a sfruttarli per la parte di classificazione dopo aver effettuato un'altra fase di cui adesso vi parlo, che è la fase di vignettatura, non so come tradurla. Fondamentalmente si prende l'immagine, si predice all'interno dell'immagine quali sono le aree che con maggiore probabilità possono contenere delle cose da classificare e le si classifica con i modelli che vi ho fatto vedere prima. Ci sono tanti modelli che fanno questa cosa, SSD, Single Shot Detector, è uno di questi, è considerato uno dei modelli allo stato dell'arte al momento e funziona molto bene. YOLO non è uno di questi, perché io lo fa tutto da solo, e al momento è lo stato dell'arte per quanto riguarda l'object detection. Si basa su un framework che non è uno di quelli che vi ho mostrato prima, perché il tizio che l'ha inventato ha voluto inventarsi anche il framework, e tra l'altro per semplificare cosa ha scritto in C, comunque funziona molto bene, per cui vi invito, dopo vi farò vedere anche una demo del modello in azione, e vabbè, c'è poco da dire. Fondamentalmente, rispetto a SSD o ad altri modelli come RCNN o Faster RCNN, che fanno prima una fase di vignettatura e poi vanno ad effettuare la classificazione su tutte le vignette, per cui comunque
il peso computazionale è abbastanza elevato, perché ad esempio SSD va a identificare fino a 2000 aree per immagine in cui effettuare la classificazione. Potete immaginare che un'inferenza real time a un certo costo. YOLO è stato il primo a utilizzarlo, in realtà adesso anche SSD e altri algoritmi a tendere vanno a imitarlo. Fa le cose in parallelo, quindi vignetta completamente l'immagine in aree molto piccole. Fa a fare una classificazione di tutte queste porzioni già vignettate e poi ricompone a posteriori la classificazione. Quindi vi farò vedere dopo che anche lo FPS si parla di un'altra cosa fondamentalmente. Parlando di FPS e prestazioni dell'elaborazione live, c'è un altro problema, perché come abbiamo detto prima, quando vi ho parlato di addestramento, addestramento è molto complicato, non pensate che l'inferenza sia tanto più semplice, cioè sì, è tanto più semplice, ma non così tanto, in particolare se vogliamo fare riconoscimento delle cose in tempo reale. Ok. In particolare, ciò che è richiesto in generale, proprio buttato lì come parola per fare riconoscimento in tempo reale, è una buona GPU. Questo perché tutti i framework, in particolare vi parlo di TensorFlow perché è quello su cui sono più ferrato, però più o meno i concetti di base sono gli stessi, quello che fanno è modellare la rete neurale e tutto ciò che ne consegue come un fluire di oggetti che sono chiamati tensori, che sono fondamentalmente vettori tridimensionali. Di valori in virgola mobile che vengono modificati tramite prodotti matriciali, eccetera, eccetera, e le GPU sono fatte proprio per effettuare operazioni matriciali, quindi il fatto di avere una GPU semplifica molto la cosa. Questo rende molto felice Nvidia, però non vi serve un sistema così per gestire un'inferenza in tempo reale, per quanto comunque io vi consiglio di comprarlo per altri scopi. Vi basta in teoria una GPU, neanche troppo performante, non vi serve comprare una GTX 3080, per cui comunque vi consiglio di comprarla per altri scopi. Vi basta una GPU dedicata in un portatile o in qualcos'altro per effettuare inferenze in tempo reale. È facile trovare portatili con GPU integrate, in particolare quando parlo di GPU vi parlo di Nvidia perché Nvidia ha approfittato saggiamente di questo buon connubio tra intelligenza, tra machine learning, visione in tempo reale e domande di GPU per mettere in piedi un ulteriore passo R&D allo sviluppo di questi aspetti e quindi fondamentalmente, per dirlo in parole povere, esistono grosse community, esiste un grande supporto per andare a sviluppare modelli che vengono eseguiti direttamente sulla GPU, ci sono ottimizzazioni specifiche per i processori CUDA e quindi quando parlo di GPU di fatto parlo di Nvidia ad oggi. Il problema è quando vogliamo andare a lavorare in ambito embedded, quindi su telefoni cellulari, su Raspberry o altre soluzioni simili. Una prima soluzione è avere un server remoto che esegua l'inferenza, quindi ad esempio come fanno i nostri telefoni. Quando chiamo Siri o chiamo l'assistente Google, di fatto il riconoscimento vocale e la ricerca non vengono fatti sul telefono. Il telefono registra quello che voi dite, lo spedisce al server di Google, i server di Google elaborano la richiesta e restituiscono il risultato al telefono. Questo potete farlo anche voi, sia come lo fa Google, quindi pagando un tot ad elaborazione e sfruttando i servizi di Google o anche di Azure se volete appoggiarvi nell'ecosistema Microsoft. O potete anche mettere in piedi un server in casa vostra. Chiaramente non parlo di una cosa del genere, ma parlo di un semplice server con una scheda video Nvidia e software che esistono e che vi lascio sgoogolare. Altro no, perché è andato in fondo, scusate, cazzo è successo. Spoiler. Non so usare PowerPoint. Vabbè, questa è la presentazione. Esistono anche soluzioni Edge pre-built, pre-fatte. Avrete tutti sicuramente in casa uno più Raspberry, io ne ho una buona collezione e li uso per qualsiasi cosa. Purtroppo Raspberry è abbastanza limitato dal punto di vista computazionale, anche se il P4 è decisamente ben carrozzato, comunque continua a non avere una GPU. Per non buttare via il vostro Raspberry esistono due
almeno io conosco queste due, magari nel frattempo ne hanno annunciata un'altra, comunque queste due sono abbastanza valide. Queste due soluzioni, che sono fondamentalmente delle soluzioni plug and play, una da parte di Google, che è la Coral, e l'altra da parte di Intel, che è la Movidius. Sono dei dispositivi che si connettono tramite porta USB al Raspberry, e tramite apposite librerie è possibile prendere un modello precompilato, ovviamente addestrato altrove, non sul Raspberry stesso, ed eseguirlo non sulla CPU interna del Raspi, ma sulla unità di elaborazione esterna tramite USB. La Coral, che è questa qui, sono due cose in realtà questa qua. La Coral offre sia l'oggettino di destra, che è un elemento USB che si connette al Raspberry, sia la cosa di sinistra, che è fondamentalmente un Raspberry con processore extra già integrato. Non è un Raspberry, comunque è sempre un sistema on board, una roba simile. E costa poco, pare che costi 60 euro, integra una cosa che hanno chiamato TPU, che sta per Tensor Processing Unit, che è fondamentalmente una GPU, però sviluppata da loro, quindi dovevano chiamarla in un altro modo, altrimenti non fa figo. E funziona bene, ma ha la grossa limitazione di eseguire soltanto modelli compilati per il framework TensorFlow Lite, quindi anche per l'intero TensorFlow, ma solo per la versione Lite, e che quindi ha capacità di elaborazione più limitate. Comunque costa poco, se volete smanettare è un'ottima soluzione. Altra soluzione è quella fornita da Intel, si chiama Movidius Neural Compute Stick, è uscita la versione 2. A differenza della Coral, è in grado di supportare TensorFlow, tutto TensorFlow, e anche il futuro X framework Caffè, che è stato ormai inglobato in PyTorch. Rispetto a Coral si fa un po' fatica a trovare cose online, che comunque può essere un handicap abbastanza importante quando si vuole lavorare a casa la sera. E vabbè, anche lei funziona bene, ha più o meno le stesse capacità di elaborazione di Coral, non si chiama TPU ma si chiama VPU per lo stesso motivo che vi dicevo prima, ovvero che se devono venderlo devono chiamarlo diversamente, però è fondamentalmente la stessa cosa. Ed è questa cosa qua, è anche un po' bruttina, vabbè, quello poi va a gusti. Altra cosa, questa è la soluzione che noi abbiamo scelto per l'implementazione della demo di stasera, è il Jetson Nano. Il Jetson Nano è fondamentalmente un Raspberry sotto steroidi, nel senso che, come vi dicevo prima, Nvidia ha deciso di cavalcare quest'onda del machine learning, che dello sviluppo su GPU, e quindi oltre a supportare gli sviluppatori dal punto di vista software tramite tutta una gamma di librerie di ottimizzazioni possibili su hardware CUDA, ha iniziato a produrre anche la sua serie di hardware embedded. In particolare il Jetson Nano è il più piccolo, è il piccolino della famiglia, diciamo, è fondamentalmente un Raspberry potenziato, nel senso che gli assomiglia anche molto come forma, è questo qua, è, come vedete, è un grosso dissipatore perché scalda di bestia, e in più monta una GPU vera e propria Nvidia, che con 128 core CUDA supporta tutti i framework che volete, perché è fondamentalmente un PC completo su architettura ARM 64 bit, di base viene fornito con Ubuntu 18.04, e quindi ci volete fare quello che volete. In più, rispetto ai framework che normalmente potete usare su qualsiasi piattaforma, viene shippato già con questo nuovo framework di sviluppo di Nvidia, che si chiama TensorRT, che in realtà è un meta framework, nel senso che non consente di andare a realizzare modelli da zero, ma consente di prendere modelli sviluppati in un qualsiasi altro framework, tutti quelli che volete, e importarli al proprio interno tramite le procedure di importazione, conversione e formato, e le quali integrano anche delle ottimizzazioni che consentono di sfruttare ancora al meglio le potenzialità appunto di questa scheda. Vi passiamo a qualcosa di un po' più pratico, cosa che mi fa andare avanti le slide. Passiamo a qualcosa di un po' più pratico. Allora, come vi dicevo, fin dall'inizio, adesso vi ho fatto un super pippone, adesso vi faccio vedere qualcosa. TensorRT, in particolare, così come tutti gli altri framework, consente anche di andare a scaricare dei modelli precostruiti e utilizzarli on the fly.
In particolare, per quanto riguarda l'object detection, si sono inventati questo nome con poca fantasia, DetectNet, che è fondamentalmente un'implementazione di single shot detection con un classificatore che volete tra quelli disponibili sul mercato, preaddestrato sul dataset COCO, che come avete visto prima, se vi ricordate, è un dataset di immagini addestrato a riconoscere 91 tipologie di oggetti. Metto un attimo in pausa la presentazione e passo al RASP, così vi faccio scusate, forza dell'abitudine, al Nano, così vi faccio vedere il funzionamento live. E vi faccio vedere anche il codice in particolare. Prima vi faccio vedere il codice. Allora, per chi non lo sapesse, questo è Vim. Se non lo conoscete, conoscetelo. Semplicemente, anche se conoscete Python, comunque è molto semplice. Questo piccolo si vede il codice? Non posso. Ah sì, forse sì. Ok, semplicemente questo pezzo di codice è l'equivalente del main in C++, quindi ignorate un attimo questa riga, chiamo la funzione main, faccio un po' di parsing di parametri, ignorate questa riga, ok. Con questa semplice riga, riga 34, spero che la vediate, sì, dovreste vederla, io vado a dire a TensorRT, scarica, inizializzami un modello DetectNet che utilizza di base questo modello, in particolare vi ho specificato MobileNet versione 2, e con una soglia di affidabilità per determinare il riconoscimento dell'oggetto del 50%. Fatta questa istruzione, ho fatto. Nella variabile net è già istanziata tutto il mio network e io posso utilizzarlo per fare tutte le inferenze che voglio. Nel prosieguo vado a creare un oggetto per acquisire dati dalla telecamera, un altro per spararli fuori su una webcam, bla bla bla, e poi parte il ciclo, un ciclo infinito che fa semplicemente dice all'oggetto input dammi un frame, lo mette nella variabile image, la variabile image viene passata al network che ho avviato prima, tramite meteor detect lui fa tutte le sue rilevazioni e tutto il resto poi è semplicemente un overlay delle rilevazioni sull'immagine che poi viene sparata fuori in output. Adesso vi faccio vedere la demo, ci metto un attimo a partire perché ci sono sotto altre cose che vi spiego dopo per ad uso e consumo della demo finale della serata di oggi. Ok, io mi metto davanti e lui mi riconosce la persona. Se prendo una sedia, riconosce anche la sedia. La percentuale che vedete è la percentuale di affidabilità del riconoscimento. Non vi ho spiegato prima, fondamentalmente le reti neurali funzionano in questo modo. Oltre a dare una classe, siccome loro conoscono, siccome certi sono solo gli stupidi e i PC si credono intelligenti, insieme alla classificazione di ogni oggetto forniscono una percentuale di probabilità di appartenenza alla classe identificata, quindi quello che vedete è la percentuale secondo per cui lui dice questa è una sedia, che comunque è parecchio alta. Altro esempio che vi mostro live, non posso perché ho impostato, altro esempio che vi mostro live. Questo che cos'è? Un'altra cosa. È FaceNet. FaceNet. Ok. Poi c'è quasi, non lo faccio neanche vedere, nel senso che. Ma quanti cazzo di file che c'è? Con il microfono acceso. È praticamente la stessa cosa, nel senso che invece che di utilizzare. Scusate, MobileNet, di cui usare FaceNet, e poi va esattamente allo stesso modo. Però, come potrete aspettarvi, invece di riconoscere oggetti, riconosce facce. La cosa bella che io non ho fatto e non ho da mostrarvi perché non ho avuto tempo, però vi garantisco che funziona e vi invito a provarla, è che oltre a riconoscere la faccia, fornisce anche un pacchetto di feature in output che voi potete utilizzare per costruire un database di facce in modo da riconoscere, appunto, come dicevo prima, la sfoccia e non aprire la porta. Sparendo un po', perché ad esempio riconosce la faccia che c'è sulla macchina per la testa. Comunque funziona.
Come vedete è veramente, veramente banale. E Tenso RT in particolare è semplice da utilizzare, però vi garantisco che anche gli altri framework che vi ho citato prima non sono da meno. Tornando alla nostra presentazione, ho parlato di FaceNet, quello lì è un link al paper se vi interessa. Come vi dicevo, appunto, oltre a utilizzare questi modelli preaddestrati che sono disponibili proprio direttamente nei pacchetti del framework di TensorRT, è possibile anche integrare un qualsiasi modello preesistente. In particolare qua vi cito ONNX, che è un formato che vorrebbe essere standard per i modelli. In realtà sapete che gli standard nascono e muoiono tutti i giorni. Comunque ci sono delle procedure molto ben dettagliate per convertire modelli ONNX a TensorRT, e ci sono procedure ugualmente dettagliate per convertire fondamentalmente qualsiasi cosa in ONNX, per cui anche lì provate. Vi mostro soltanto per questioni perché è bello come funziona YOLO, cioè come funziona una demo di YOLO convertito in TensorRT. Devo trovare quello giusto, no, non era quello che volevo uccidere. Dove sono? Non lo so, ho fatto un'altra console. Ah, questo qua non ve l'ho detto prima, comunque è il JSON. Sono connesso tramite VNC. L'unica limitazione importante del JSON è che non ha il wifi, però vabbè, tanto quando poi lo mettete in produzione, immagino che lo collegherete via cavo in qualche rack da qualche parte. Allora, come dicevo prima, sto usando io anche di YOLO, ci sono mille versioni sempre per il discorso delle competizioni, perché giustamente devono vincere, quindi è un continuo affinarsi. Comunque questa cosa fa bene alla scienza e soprattutto fa bene a noi che le vogliamo usare. Ah, non vi ho fatto notare prima il frame rate, comunque vi garantisco che YOLO è più veloce, va a 36 frame al secondo su un hardware quindi abbastanza limitato, è anche più veloce nel riconoscimento degli oggetti. Se lo riposto non posso rientrare, ok, le patatine non sono nel secondo, comunque è più veloce. E anche questo poi ve lo linko alla fine. Comunque il porting non l'ho fatto io, è un repo che si trova in giro, giusto a dimostrare il supporto fornito da livello di community a questi dispositivi, e che fa sicuramente bene a qualsiasi progetto vogliate poi implementare. Ok, e fin qui ho fatto il pippone sulla visione, però nell'abstract, come avevamo detto, si parlava di interfacciamento con dispositivi reali, giusto? Purtroppo non ho potuto fare la barriera laser perché ha delle implicazioni etiche che non volevo stare a discutere con i miei vicini, però abbiamo un robot e i robot sono bellissimi. In particolare questo robot qua che vedete nella foto è un robot che si chiama Braccio, in quanto braccio robotico, vabbè, è un robot venduto sullo store ufficiale di Arduino che è comandato tramite un'interfaccia che si attacca direttamente sull'Arduino. Ha 6 gradi di libertà, di cui ne abbiamo staccati 2 perché al posto della pinza abbiamo montato una webcam, e niente, funziona abbastanza bene, è fondamentalmente innocuo a meno che ci mettiate davanti la faccia mentre si muove. E l'obiettivo che avremmo voluto implementare sarebbe stato questo. Anche qui spero che tutti i spettatori che morti abbiano guardato che riescono a sopravvivere. Volevamo fare il robottino di Rick e Morty che porta il burro e poi ci chiede lo scopo della sua vita. Purtroppo ci è mancato il tempo, quindi non l'abbiamo fatto. Per semplificare, rispetto a quello che abbiamo fatto vedere prima, abbiamo detto, vabbè, facciamo una demo molto più semplice, ma comunque sostanzialmente interessante, e linkiamo la visione al movimento del robot. Fondamentalmente, noi abbiamo sviluppato un programma nel quale diciamo al robot che cosa deve seguire e lui si muove in modo da mantenere questo oggetto sempre al centro dell'area inquadrata. L'abbiamo fatto con le facce, l'abbiamo fatto con qualsiasi altro oggetto riconosciuto dai riconoscitori del Satsukoko, quindi fondamentalmente tutti gli oggetti che sono
che sono contenuti nel dataset COCO. Come si programmano i robot? Io una settimana fa non lo sapevo, quindi vuol dire che è molto facile, nel senso, vabbè, sono ingegnere, quindi non sono stupido, però comunque mi aspettavo fosse più complicato, semplicemente perché quando ho fatto ingegneria, che ormai sono passati quasi 6 anni, avevamo un piccolo Kawasaki, magari qualcuno anche voi l'ha visto, che si programmava con un linguaggio proprietario della Kawasaki, che si chiamava, mi sembra, S, che era fondamentalmente un assembly, nel quale si davano i comandi sui singoli giunti, una menata e una gran rottura di scatole. Oggi sono stati fatti grandissimi passi avanti ed è stato implementato ROS. ROS sta per Robot Operating System. Non entrerò troppo nel dettaglio, vi farò vedere invece un'immagine di Terminator che ci sta sempre. Tranquilli, Trump ha perso, quindi non ci attaccheranno. Comunque, per dettagli tecnici vi rimando alla wiki di ROS e vi spiego molto rapidamente come è fatto. ROS sta per Robot Operating System, è un metasistema operativo che gira su Linux, in particolare Ubuntu, penso solo su Ubuntu, non so perché. E cosa significa metasistema operativo? Significa che, tanto per cominciare, è gigantesco da scaricare, però questo non vi deve spaventare. E poi va ad implementare un proprio file system, una propria rete di esecuzione dei processi, che si fonda su questo semplice concetto. Fondamentalmente quello che va a fare è implementare una rete di processi chiamati nodi che comunicano tra loro tramite un multi-publisher subscriber, per cui ci sono dei topic che sono delle code, dei messaggi sui quali qualunque nodo può pubblicare messaggi, ovviamente nel formato specifico del topic, e qualsiasi nodo può sottoscriversi per ricevere questi messaggi. Questo perché è comodo, tanto per cominciare è molto pulito, consente una grande testabilità dei singoli nodi, perché i nodi alla fine vanno a svilupparsi come microprogrammi che possono essere sviluppati in C++ o Python, altro motivo per cui è molto bello, che ovviamente c'è Python, e soprattutto integra una mole di funzionalità pre-costruite gigantesca. Cioè, pensate, se voi andate a vedere sulla wiki di ROS i robot che lo supportano, non finite più di scrollare. Ci sono dei moduli che consentono di distribuire questa costruzione, perché fondamentalmente avrete un PC centrale che esegue il master, che implementa tutte le funzionalità di gestione processi, gestione dei topic, allocazione della memoria, eccetera eccetera, emulazione del file system, eccetera eccetera, e da altri nodi remoti questi si connetteranno al master tramite seriale, tramite internet, quello che volete. E la comunicazione a quel punto è molto semplificata, perché non dovete più stare lì a mettere in piedi un protocollo seriale, un protocollo di rete che va a fare comunicazione. Semplicemente è il master che si occupa di questa cosa. Voi scrivete un programma che pubblica sul topic che vi interessa, il messaggio che vi interessa, e il nodo dall'altra parte lo riceve e fa quello che deve fare. Questo è ciò che abbiamo fatto. Arduino, cioè ROS supporta Arduino, nel senso che tramite ROS è possibile compilare delle librerie compatibili con Arduino e scrivere quindi uno sketch per Arduino che lo trasforma in un nodo e fondamentalmente riceve messaggi e li muove al robot. Appunto, soluzione in pillole, abbiamo 3 programmi, uno che fa riconoscimento, che è quello che vi ho già fatto vedere prima. C'è un loop infinito che esegue il modello su ogni frame, ogni volta che riconosce un oggetto ne prende il bounding box, quindi le coordinate all'interno dell'immagine, e le pubblica su un topic. Un altro nodo che è sottoscritto a questo topic, quindi prende le coordinate, ne calcola al centro, fa la conversione dalle coordinate nell'area della webcam a movimenti dei giunti e pubblica movimenti dei giunti su un secondo topic, e il programma Arduino che è sottoscritto al topic dei giunti prende le istruzioni di movimento e le passa al robot che si muove. Adesso non so se fare prima vedere il codice o prima farvi vedere il movimento, però dai, prima vi faccio vederlo dentro. Quindi, tornando al nostro nano, allora, prima di tutto bisogna avviare il master, che nell'ultima distribuzione si chiama ROS Core. Ah, purtroppo una limitazione di ROS è che ad oggi supporta solo Python 2, quindi ad esempio la demo che vi ho fatto vedere prima di YOLO portato in TensorRT non ho potuto integrarla perché, vabbè, se avessi avuto più tempo l'avrei fatto a mano. Quella che ho scaricato già fatta era fatta in Python 3, quindi chiaramente non ho potuto integrarlo.
però comunque funziona, cioè permette di fare la maggior parte delle cose. Quindi qui ho avviato il master, qui adesso lancio il driver, ovvero il nodo che va a pubblicare lo stato dei giunti. Aspettavo che adesso non è caduto bene, aspetto che si inizializzi e poi lancio l'altro e poi passo al webcam, così vedete anche un attimo dal vivo la cosa. E poi lancio prima il detection. Allora, dovreste vedere la stanza nella sua interezza, dovreste vedere anche questa cosa, ok. Nello schermo dietro dovreste vedere la visualizzazione della telecamera. Io sento una telecamera, mi riconosco una persona, non so se vedete il robottino, comprovo il video, si vede lo schermo. Però non si vede il robottino che si muove. Niente, vi ricondivido lo schermo. Cosa? No, perché si vede la piccola. Cosa piccola? Ma si vede la webcam? Si vede? Vedete che se io passo davanti alla webcam, la webcam mi vede, mi riconosce come persona. E se io mi sposto, il robotino si sposta per la parte del centro dell'immagine. Azione! Ok. Stoppo questo programma, altra demo, come avrete intuito, è utilizzando FaceNet il tracciamento non più della persona ma delle facce. Vediamo che parta. Questo è un po' più incastrato perché richiede un po' più risorse, vabbè. Avrei dovuto ottimizzarlo, soliti problemi di tempo. Non si parte. Penso che il task prima ha mantenuto l'endo sulla fotocamera, ma... Vi garantisco che funziona. C'è un bel kill door che funziona sempre. Rilancio il driver. Adesso morirà. Rilancio anche lui. Inizializzato. Ok. Più scattoso, però adesso ho visto il mio collega, no? È anche un po' più prova ad errore questo modello, vedete, sono un po' tante cose che non vedo pazzo, anche bene pazzo tra l'altro, sta. L'unica cosa che cambia è il modello di riconoscimento. Evidentemente il robot si è stancato di spostarsi orizzontale. Vi faccio vedere il codice, vi faccio vedere anche la sedia, dai, che carina la sedia. Come vi ho detto prima, il network DetectNet è addestrato su Coco, quindi è in grado di riconoscere una qualsiasi delle 91 classi che fanno parte del dataset Coco, quindi semplicemente ho integrato un parametro in cui si può specificare la classe da seguire. Se io gli dico di seguire una sedia, lui segue una sedia. Mi chiederete a cosa serve tutto questo? Niente, però è divertente. No, dai, le applicazioni potete inventarvelo un po' voi, nel senso che... Sicuramente, a me io già avevo in mente qualcuna, un altro discorso del futuro che è comunque divertente. È tutta una questione di tempo prima di farlo. E veramente vi garantisco che è semplice, perché l'ho fatto in 3 giorni.
anche se riesco a scegliere un qualcosina ne so di robotica, come ho detto, non studio niente. No, sono incastrato in live da destra a sinistra. Provo a riavviarlo. Ovviamente le demo live non funzionano mai, quindi c'era, me l'aspettavo anche. Morto. Se avete domande, intanto fatele pure in chat che provvederemo a rispondervi quanto prima. Ok, adesso sono più dinamico. Oh, adesso sicuramente, visto? Ho spostato il dietro perché non ho sviluppato più di tanto il software, di conseguenza se lui vede più segni inizia a sballare da una all'altra, è divertentissimo. Comunque funziona, tipo se adesso mi metto qua, devo vedere, no, troppo vicino. Ah. Adesso il passaggio, questa anche questa. Smette di muoversi anche perché sennò si surriscalda. Allora, come vi ho detto, ci sono fondamentalmente tre nodi. Partiamo top down. Switcho sul, giustamente, mi dicono di switchare a condividere lo schermo. Andiamo top down. Top, ovvero riconoscimento. Il riconoscimento è quello che vi ho fatto vedere prima. Adesso però vi dico anche altri dettagli. Volendo sviluppare in ROS, semplicemente il programma deve essere registrato come nodo. Quindi tramite questa libreria che si chiama ROSPy, che sta per ROS Python, si chiama il metodo inizializza nodo e gli si dà un nome che deve essere univoco all'interno della rete attualmente in esecuzione. Dopodiché chiamo il main, faccio un parsing tramite questi metodi ROSPy getParam, che sono proprie di ROS, perché i parametri possono essere passati sia da linea di comando che da dei file con estensione launch, come pranzo, sì, che sono fondamentalmente dei file XML in cui è possibile specificare i programmi da lanciare, anche argomenti e parametri, ovviamente per velocizzare le cose. Dopodiché creo un publisher a questo topic chiamato bounding box, il quale fondamentalmente è un oggetto che mi consentirà ogni volta che rilevo un oggetto nell'area visuale attuale di scrivere le coordinate sul topic dal quale poi qualcuno leggerà. A me non interessa, il che rende l'architettura bella, nel senso che è completamente separata. E ad esempio ho fatto io due programmi adesso di, come avete visto, ho fatto due programmi diversi di rilevamento oggetti della webcam, e nel passare dall'uno all'altro non ho dovuto uccidere il driver del robot e non ho neanche dovuto riavviare l'Arduino. Dopodiché creo la rete per effettuare il riconoscimento, creo la sorgente video che di default è la webcam, creo l'output che di default è una finestra, imposto la frequenza di esecuzione del ciclo tramite ROSPy rate, sul quale poi andrò a fare lo sleep, e poi parte un ciclo. Questa istruzione ROSPy is shutdown serve a uccidere il ciclo quando faccio CTRL C, altrimenti la cosa va avanti all'infinito. E quindi ad ogni ciclo faccio capture, ovvero acquisisco il frame attuale nella variabile image. La variabile image viene poi passata alla rete e viene fatta la rilevazione. In detections mi si crea un array di tutte le rilevazioni che la rete neurale ha effettuato, se non ce ne sono non faccio niente, se ce ne sono, questo è FaceNet, quindi vi faccio vedere l'altro, dai, tanto più o meno uguale, quindi non ci perdiamo niente. Ah, ok. Quindi, ok, ho fatto la rilevazione come prima, esattamente come prima, fin qua. A questo punto scorro tutta la lista di rilevazioni effettuate alla ricerca di quella che a linea di comando ho passato come quella che mi interessa. Se la trovo la segno come target detection e me la tengo via per il momento. Uscito dal ciclo,
in output renderizzo l'immagine, quindi visualizzo l'immagine con le bounding box delle classi rilevate. Questo qua è semplicemente per impostare il titolo. E a questo punto, se la classe target è stata rilevata, entro nel corpo di questo if, creo un nuovo messaggio di tipo int 16 multiarray, che è un array di short, nel quale inserisco l'id della classe identificata e le coordinate sinistra alto, destra basso del box all'interno del quale la classe è stata rilevata, e le pubblico sul topic al quale mi sono sottoscritto prima, che si chiamava bounding box. E questo è finito. Semplicemente questo programma fa questo: rileva, pubblica, rileva, pubblica, rileva, pubblica. Passiamo al secondo programma, che si chiama braccio interface. L'ho già aperto dall'altra parte, vabbè, open read only. È solo leggermente più complicato, ma neanche più di tanto. Sempre Python, RossPy, IntNode, gli do un altro nome, che si chiama braccio interface. L'ho fatto internamente a una classe perché ci sono un po' più di variabili di stato da mantenere, non mi piacciono le variabili globali. E cosa succede? Parsing dei parametri, un po' di log, inizializzazione. Stavolta mi sottoscrivo come publisher a un topic, che è il topic chiamato position, sul quale pubblicherò le posizioni dei giunti ai quali ero possibile spostare. E mi sottoscrivo come subscriber ad altri due topic. Uno è il bounding box che abbiamo visto prima, sul quale vengono pubblicate le coordinate delle rilevazioni. L'altro è current state, che finora non abbiamo visto. Vi anticipo che è un topic sul quale l'Arduino pubblica la posizione corrente dei giunti del robot, e mi serve per verificare sostanzialmente che la posizione iniziale sia stata raggiunta. Dopo aver inizializzato la classe, chiamo initializePosition, che fa muovere il robot. Come fa a muovere il robot? Ho un parametro che si chiama initialPose, che ho scritto bene, non qua, lo faccio vedere dopo. Comunque è una lista di float che rappresentano le posizioni iniziali dei giunti del robot. Fondamentalmente non faccio altro che pubblicarle sul topic position che vi ho fatto vedere prima, e continuo a girare finché l'Arduino non mi dice che la posizione è stata raggiunta. A regime invece ciò che viene fatto è questo, ovvero vi risparmio i calcoli. Comunque, se è stata chiamata la callback collegata al topic del rilevamento, quindi faccio un passo indietro, scusate, quando mi sottoscrivo a un topic, questo scatena una callback, in particolare in questo caso questa braccio state callback che vedete la riga 92. Questa braccio state callback non fa altro che prendere quello che è stato pubblicato, quindi le coordinate della bounding box, e salvarle in una variabile locale. In contemporanea c'è questo loop body che cicla all'infinito con una rate di 10 Hz, il quale ad ogni ciclo dice: se è stata aggiornata la bounding box, chiama questo metodo plan join to delta, che traduce le coordinate della bounding box che mi è stata passata in posizioni dei giunti e li pubblica sul topic position che vi ho fatto vedere prima tramite questa istruzione. Andiamo all'ultimo nodo e poi ho finito. Questo qui è Arduino IDE. L'Arduino è un'altra cosa che settimana scorsa non conoscevo, però è molto semplice, nel senso che è un micro che esegue in loop un semplice programma scritto in C++ con delle estensioni apposite, e in particolare consente appunto di integrare delle estensioni che gli permettono di comunicare in ROS. Quindi vedete qui che l'Arduino si sottoscrive a due... Vabbè, interessa solo questo qua in realtà, al topic position, che è quello che viene pubblicato dal nodo che vi ho appena fatto vedere, sul quale vengono pubblicate le posizioni dei giunti sulle quali il robot si deve spostare. Si iscrive come publisher al topic current state, sul quale pubblica la posizione iniziale dei giunti. In setup fa quello che deve fare, cioè si porta la posizione iniziale, eccetera eccetera, e poi nel suo ciclo infinito cosa fa? Loopa. Ad ogni loop, se questa flag è stata tirata su dalla callback, che funziona come ho fatto vedere prima, fondamentalmente quando arriva un messaggio sul topic position viene chiamata una callback apposita che setta questa flag a true e si tiene via le posizioni dei giunti interessate. Se questa callback è true, muove il braccio alla posizione interessata. Fine. Tutto qua. Non so se avete domande.
vi lascio con le ultime, con l'ultima slide, qua c'è qualche, non è questa, c'è qualche riferimento a repo GitHub, tra cui il primo è un mio repo sul quale c'è tutto il codice che ho appena fatto vedere, il secondo è un repo con, non sto scelando giustamente, come no, teoria sì. Ah, perché, ok, scusate. Sto scelando? Ora sì. Ora sì. Vabbè, tanto per queste slide trovate su internet. Perché? Cosa ho combinato? Vediamo un'interpretazione. Palla. Non so perché non mi lasci condividere l'intero schermo. È antipatico. Vabbè, fidatevi, alla fine ci sono dei link interessanti, in particolare al riferimento dei, dell'area developer di JSON, al tutorial di Ross che è molto ben fatto e a quei due GitHub che vi dicevo prima.